Molli e i diritti dei bambini di Grazia Mauri, Edizioni Didattiche Gulliver. Seduta in poltrona nel suo salotto, Molly riflette mangiando un biscotto. Leggendo un libro è venuta a sapere che al mondo esiste diritto e dovere. Parole importanti da tenere presenti, significative per tutte le genti. Non facilissime, ma ciò non vuol dire che non si possa davvero capire. Vuoi sapere un diritto cos'è? È una cosa che gli altri riconoscono a te. Del dovere vuoi sapere di più? È ciò che per tutti puoi fare anche tu. Sono per tutti diritti e doveri, valgono oggi, valevano ieri. Hanno diritto grandi e piccini, hanno doveri adulti e bambini. Bambini. Molly allunga il collo allibita. La tartaruga è davvero stupita. Sul libro osserva un'illustrazione intitolata Dichiarazione. È stata scritta diversi anni fa in un palazzo di una grande città per dire ai ricchi e ai poveretti che tutti i bambini vanno protetti. Dal Polo Nord a Bogotà, dalla campagna alla città, bambine e bambini hanno diritti e nel librone sono tutti scritti. Il diritto alla vita è il principale, vale per tutti, è universale. Venire al mondo per diventare brave persone dalle quali imparare. C'è il diritto di essere amati, voluti bene, compresi, aiutati, perché l'emozione che chiamiamo amore aiuta a crescere e fa bene al cuore. Per i bambini essere amati significa pure essere coccolati e se qualcosa li ha spaventati è giusto che siano poi consolati. A questo punto serve attenzione, occorre una bella precisazione. Agli adulti amorevoli deve seguire il dovere dei bimbi di ubbidire. C'è poi il diritto a una famiglia. Che il bimbo sia figlio oppure figlia, una famiglia che ama e protegge e se è necessario interviene e corregge. Che in quella famiglia il bimbo sia nato oppure che poi sia stato adottato, importanza ne ha poca, anzi nessuna, è l'affetto che conta e che li accomuna. Che sia una famiglia di molte persone o che sia piccola come dimensione, alla fine ciò che vale e conviene è che a quel bambino si voglia bene. Un bambino ha diritto a un'abitazione, una casa confortevole per le persone. Un tetto sulla testa per riparare, un letto comodo per dormire e sognare, una casa accogliente e calda all'interno che ripara dal gelo in pieno inverno. Una casa comoda che dal sole ripara, là in quei posti dove la pioggia è rara. Una casa pulita. Un posto sicuro dove pensare tranquilli al futuro. È un diritto ancora da realizzare. Molti bambini non sanno dove stare. Importante il diritto al sostentamento. Parola difficile, ma in un momento ecco in arrivo la spiegazione. Sostentamento è alimentazione. In ogni paese del vasto mondo
ogni luogo del globo rotondo, ogni bambino a pranzo e a cena dovrebbe avere la pancia piena. Sappiamo tutti che così non è, che questo diritto per molti non c'è. E allora i bambini che hanno da mangiare hanno il dovere di non sprecare. Esiste il diritto alla salute, è importante e non si discute. Gli adulti devono controllare, questo è un diritto da tutelare. Un bambino che è ammalato ha il diritto di essere curato e se proprio proprio sta male ha diritto di andare all'ospedale, dove persone specializzate che a curare sono allenate sanno cosa fare con precisione per arrivare alla guarigione. Molly legge nel grosso librone anche il diritto all'istruzione, cioè il diritto a imparare a leggere, a scrivere e anche a contare. È proprio questo che la scuola sa fare e oltre a ciò insegna a pensare, a vivere in gruppo, a fare esperienza di democrazia e di accoglienza. In molti paesi la scuola non c'è, oppure per pochi, i ricchi cioè. E chi non conosce e non si istruisce, neppure i propri diritti capisce. Ancora una cosa, una precisazione sempre a proposito di istruzione. Questo è un diritto da apprezzare, chi ne gode ha il dovere di studiare. E ora un diritto bello davvero per i bambini del mondo intero. È il diritto al gioco, un'attività che porta allegria e felicità. Per i bambini niente lavoro, l'occupazione giusta per loro è giocare con amiche e amici, ridere tanto ed essere felici. In ultimo, un diritto elementare, al quale spesso si deve pensare. Vale per tutti qui sulla terra, crescere in pace e non con la guerra. All'ultima pagina del suo librone, giunta alla fine con soddisfazione, Molly è contenta e dice infine: conosco i diritti di bambini e bambine. Voce narrante la maestra Fuffi.